Bonjour, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi bella tutta raffreddata, tutta bella così ostruita dai muchi e robe varie. Quindi è arrivato l'inverno, io sono raffreddata, bella gonfia, però stamattina devo uscire, quindi ho detto mi preparo insieme ai ragazzi e alle ragazze. Allora, iniziamo subito. Faccio una cosa molto veloce, molto rapida. E iniziamo. Vado a mettere un po' di fondotinta. Allora, stavo pensando un po' a che video fare e ho fatto un raga, non mi avete visto mettere il primer perché l'ho messo prima, quindi ho fatto un sondaggio su Instagram se volevate vedere un mukbang oppure un mi trucco come, e al momento è in vantaggio il mukbang. Adesso facciamo questo get ready with me e poi dopo vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Ho un po' di cose da provare che ho acquistato ieri e vediamo un po' se facciamo un mukbang o facciamo qualcosa un po' più scialla. Vediamo un po'. Qui il tempo oggi è davvero brutto. Piovigine. Però per il momento la situazione è sotto controllo. Vado a mettere un po' di banana powder per fissare il trucco. La scrivania è in condizioni pietose. E stavo pensando anche di fare una sistemazione della postazione trucco e fare anche un po' di pulizia, insomma, però non lo so, sono un po' così in questi giorni. Questa polvere è molto molto polverosa. Però fissiamo così. Ci sono un po' di idee da fare, quindi in questi giorni. Faremo un po' di video. Purtroppo il computer ha deciso di non funzionare più, ma questo è un tasto che non toccheremo perché sennò poi mi innervosisco e mi si alza la pressione. Perché ho comprato questo computer di seconda mano, dove mi è stato detto che il computer aveva poche settimane di vita, che così che colì, e quindi mi sono fidata e ho comprato il computer. Il computer l'ho utilizzato 4 volte da quando l'ho comprato, poi durante la stagione l'ho utilizzato per appunto stampare delle cose, scrivere delle cose. Lavorando in reception mi serviva il computer, solo che poi
vedendo che facevo molto prima a scrivere io le cose, l'ho utilizzato appunto queste 4 volte solo per usare, solo per scrivere su Excel. Dopodiché l'ho spento, non l'ho più riacceso. L'altro giorno, non mi ricordo che video ho fatto dove vi ho detto adesso ho il computer e quant'altro. Comunque, quando sono tornata da weekend e sono arrivata il giorno dopo, ero tutta bella contenta, avevo già un video pronto sulla macchina fotografica e quindi ho detto vabbè, abbiamo il telefono di scorta. Comunque abbiamo il computer. Adesso io provo a editare un video dal computer, male che vada, me ne sparo uno dal computer. Secondo voi è stato possibile? No. Non è stato possibile perché ho acceso il computer e mi diceva che dovevo installare un operatore e che quindi il computer era fottuto. Si era bruciato l'hard disk. Quindi, vabbè. Adesso vediamo un po' se riesco a risolvere la situazione senza spendere un botto, se no, ciaone. Sono le cose della vita mia, tra l'altro. Con il computer, mai una gioia. E anche con le borse, mai una gioia. Perfetto. Sono molto gonfia stamattina. E vabbè. Triste vita. Mettiamo un po' di freddo stamattina sulle guance perché questi qui sono molto pigmentati. Questi blush di Makeup Revolution, questa palette è fenomenale, molto pigmentata, quindi davvero bisogna metterne pochissimo, pochissimo. Comunque, volevo dire semplicemente una cosa, apro e chiudo parentesi, perché io comunque seguo questo canale di cui vi sto per parlare, è uno dei miei preferiti, come sapete, però certe volte Nicole mi sembri un po' troppo, cioè non so se lo fai apposta, se sei veramente così, certe volte, boh, allora stai affrontando quello che stai affrontando e va bene, ok. Però se continui sempre a dire che non ne vuoi parlare, che vuoi mantenere le tue, come si dice, la tua privacy, vuoi, cioè non è che adesso ogni caspita di video che fai e punti sul fatto che sei single, primo vlog da single, vado a fare... Vado a firmare la cosa che inizia per D, meglio soli che male accompagnati, meglio, cioè, boh, cioè alla fine sta, certo io non sono al livello di Nicole, non mi voglio mettere a questi livelli perché voglio dire, ho un canalino così con 71 iscritti, grazie a tutti! Cerchiamo di arrivare a 100! 100! Voglio arrivare a Zanicchi qua sullo sfondo con l'asta che fa 100! 100! Comunque, il mio canale è normale che è più piccolo rispetto a quello di Nicole, però io mi metto davanti alla fotocamera e sono io che decido quello che devo dire e quello che non devo dire. Oppure quello che voglio dire, no, quello che devo o non devo. Cioè, è questo. E boh, mette ste cose, mette sti...
per me non è normale fare così, diciamo, però ognuno fa quello che vuole, però certe volte mi sembra che alcuni spingano molto su queste cose. Ma proprio, guarda, io spero che si riprenda il più veloce possibile, perché a me piace come canale, cioè mi diverto, ogni tanto mi dispero guardando gli acquisti che fa, le cose che riceve e quant'altro. Però non per questo. Cioè, se dico che una cosa mi fa male o voglio tenerla per me, cioè non è che cioè, ogni 2 secondi devi ribadire che sei single, cioè abbiamo capito, hai un botto di iscritti e cioè, non si è capito che sei single, non è che adesso dal divorzio in poi o dal giorno dopo in cui non stavi più con tuo marito inizi a fare tutti questi video, primo single, primo mukbang single, primo single, single, cioè ok, mamma. Io spero davvero che si riprenda, perché se no, purtroppo io proprio non sono cose che non sopporto, più forte di me. Come per esempio il Carlita. Che ve lo dico. Allora, quando è uscito, quando è nato il canale, io seguivo Carlita. Perché me la vedevo un po' così, un po' impacciata, un po'. Cioè, me la vedevo una ragazza normale come me che si mette davanti a una telecamera, un telefono, quello che è, e dice cose. Un po' per condividere, un po' per avere un hobby nel tempo libero, che poi comunque diventa per loro o per chi comunque il canale diventa importante, diventa appunto un lavoro. Ma quello che non sopporto è proprio quando, una volta che il canale cambiano pure loro, cioè tutte ste manfrine di io questo, no, ma io non comprerò mai, no, ma io non avrò mai, no, ma io non farò mai. Poi appena il canale decolla, iniziano proprio. A me è una cosa che proprio non piace, cioè proprio non sopporto proprio. Allora, è come se io dicessi che non mi comprerei mai una Chanel, non mi comprerei mai una Louis Vuitton. Allora, io al momento la Louis Vuitton o la Chanel non me la compro semplicemente per il fatto che il mio stile di vita e il mio budget bancario non mi permette di acquistare una borsa del genere. E soprattutto quando penso al prezzo della borsa in correlazione al lavoro e allo stipendio, tu hai lavorato 30 giorni a buttare sangue per lavorare e poi devi spendere quello stipendio per un borsellino. Allora ci penso 3-4 volte, però se io avessi uno stile di vita diverso, un conto bancario decisamente diverso e avessi questa passione, ma perché devo fare quella che no, non me la comprerei mai, ma sei impazzito? No, cioè non la comprerei, però se la fortuna gira e avessi la possibilità, perché no? Cioè, perché devo stare sempre a sacrificare la vita a lavorare? Cioè, ogni tanto una gioia ce la possiamo pure regalare. E quindi Carlita è diventata così. Poi ha iniziato a fare questi benedetti vlog. Al che io un bel giorno mi sono direttamente e beatamente scassata la minchia e ho tolto
l'iscrizione al canale. Perché il, vabbè, non diciamo 90, ma l'80% del video si vedevano soltanto le tette di Carlita e la bocca, quindi sembrava un ASMR, però parlando, gridando e diciamo, saltando con queste cose qua, proprio non fa per me. Sono indecisa se mettere l'eyeliner o no. Non lo so. Proviamo a mettere l'eyeliner. Proviamo. Solo che io adesso l'eyeliner come me lo metto? Perché non mi posso spostare di qua. Vediamo un po' se ce la facciamo così. Allora, mi sposto un po' più dietro. Questo lo metto qua. Così. Ma io avevo uno specchietto una volta, grande, bello. Oh, eccolo. Che però non mi fa vedere. E quindi sì, sono proprio ciompa con l'eyeliner. Ecco perché io quando faccio poi i video di make-up faccio off camera il passaggio dell'eyeliner, perché se no stiamo qui. Ore e ore e ore. È uscito bene al primo colpo. Questo vuol dire che sarà una giornata pessima. Silenzio. Punta di. Sistemo un attimo perché mi sono toccata. Allora, gli eyeliner in penna io li adoro, sono fantastici. Però preferisco una punta un po' leggermente più corta, in modo tale da non piegarsi, perché qui adesso ho sbagliato perché la punta si è piegata. Però vabbè. Niente di non risolvibile. E quindi adesso mi sto lerciando le mani. E quindi stavo dicendo questo, cioè proprio c'è stato proprio il cambio totale di Carlita. Ok. L'eyeliner l'ho sistemato. E quindi, raga, che vi stavo dicendo? Questo sostanzialmente è questo, cioè non mi piacciono le persone che si cambiano su YouTube solo per visibilità o ok, vuoi fare il video di tendenza? Facciamo il video di tendenza. La tendenza è quella di strafocarsi 18.000 pezzi di sushi, facciamo questa cosa, facciamo quella. Però, cioè, tenere e tenersi il proprio carattere e stile, secondo me, è fondamentale perché ti fai vedere dalle persone in un certo modo. Sono dell'idea che dovresti mantenere anche quel quella linea sempre. La matita la mettiamo o non la mettiamo stamattina? I drammi. I drammi. Vabbè, mettiamo giusto un po', giusto così.
così leggere, leggere. Uno o è in una maniera o è in un'altra maniera. Queste doppie personalità, questi doppi non fanno decisamente per me. Un altro po' di illuminante, perché questo non ce n'è mai abbastanza. E quindi mettiamo anche così sulle sopracciglia. Giusto per illuminare un po' con un pennellozzo, sfumo il tutto. Mentre poi ci sono altri YouTuber che proprio, cioè, sono così, sempre così, cioè non cambiano, anche se i follow passano da 2 follower a 2 milioni di follower, rimangono sempre così, dicono la loro. Non è che se gli arriva da Wet n Wild questo mascara e semmai fa schifo, loro dicono è buonissimo, è fantastico, è così. Allora, essere se stessi su un canale YouTube credo che sia, soprattutto per chi fa video un po' così, nel senso, come vi posso spiegare? Video make-up, video creme, video mukbang, cioè si parla un po' di tutto sul canale, però tipo principalmente il trucco, e quindi uno deve dire la sua. Allora, se a me questa palette di Revolution non mi piace, io devo dire cosa non mi piace e cosa mi piace. Ci sono dei lati positivi e dei lati negativi. Quando invece si passa da dire che fa schifo tutto, però poi quando il canale cresce e si iniziano a guadagnare cose, le aziende ti mandano dei prodotti, cambia totalmente la cosa, perché tutti, la maggior parte, è tutto fantastico. Poi, altra cosa che non sopporto, sempre del canale di Carlita, è questa cosa che, allora, io sono bella che cicciottella, si vede, non è che sembra una taglia 40, però ho un buon rapporto con il mio corpo. Carlita, quando ha iniziato a fare video, sembrava una persona normale, nel senso, non normale con problemi. Sembrava una ragazza che comunque era bella cicciottella anche lei, no, non eccessivamente, ecco, comunque. Non era magrissima come adesso, quindi era grande, nel senso della norma, era un po' robusta, mettiamola così. Poi è iniziato sta cosa della dieta, sta cosa delle pillole, beveroni e quant'altro, e ha iniziato a parlare sempre solo di ste cose, cioè. Allora, tu fai un video di 45 minuti, dove 40 minuti stai elogiando le pillole per dimagrire, quello per dimagrire, quello per dimagrire, e gli ultimi 5 minuti riprendi il titolo che hai scritto, skincare, cioè la skincare, e poi 40 minuti e provate questo. Io prendo questo la mattina, questo il pomeriggio, questo la sera. Ok, raga, questo è il make-up. Così bello random, veloce. L'importante, a me piace più avere una base che gli occhi sistemati quando esco di mattina. E quindi anche questo Get Ready With Me è anche sconclusionato come sempre. Però vabbè, si sa, cioè questi tipi di video sono giusto per quei 20 minuti che uno si mette qui alla scrivania, si trucca, si prepara, quindi si chiacchiera un po', come se avesse, diciamo, un po' di compagnia in camera. E niente, io vi mando un bacio. Cerchiamo di far arrivare questo canale a 100, 100, 100. E vediamo un po'. Dopo dovrei registrare qualcosa. Se riesco, carico oggi un altro video. Altrimenti ci vediamo domani. Anche se stavo pensando se organizzare questo,
canale, tipo con dei video in tot giorni di settimana, o vi piace così quando esce, o vi piace tutti i giorni. Non lo so, fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe che il mio canale abbia tipo, non lo so, il martedì, il giovedì e il sabato, oppure tutta la settimana, oppure quando coglio, coglio. Vedete un po' voi, fatemi sapere nei commenti in modo tale da regolarmi. Condividete il canale, lasciatemi un pollice e aiutate a crescere questo canale piccolo. Ci vediamo al prossimo video.